Emissione fatture con pagamento con ricevuta bancaria e successiva emissione e presentazione all'incasso in banca delle ricevute bancarie stesse. Perché il tutto funzioni nel modo più automatico possibile, occorre inserire nella tabella banche la banca del cliente con tutti i dati necessari. Poi associare al cliente nella sua scheda la banca appena inserita nella tabella banche. L'emissione delle ricevute bancarie può essere effettuata in due modi nel gestionale. Il primo modo è la semplice emissione e presentazione delle ricevute bancarie senza scatenare la chiusura delle scadenze del cliente, che saranno chiuse al momento in cui verrà rilevato l'accredito sul conto corrente bancario. Oppure, viceversa, può comportare la chiusura della scadenza, la contabilizzazione della presentazione in un conto chiamato ad esempio RIBA all'incasso e poi stornare questo conto nel momento in cui verrà rilevato l'accredito in banca. Quindi occorre, se si vuol procedere alla contabilizzazione, occorre verificare che nel piano dei conti ci sia un conto che sarà destinato a contenere l'ammontare delle ricevute bancarie presentate all'incasso. Nel nostro esempio utilizziamo il conto RIBA conto incasso, definito come risorsa di liquidità. Poi verificare la presenza oppure crearla di un'operazione di prima nota che sarà utilizzata per la generazione del movimento contabile. Nel nostro caso si chiama presentazione RIBA e fra i conti che dovrà utilizzare abbiamo già indicato sarà il conto clienti, perché servirà per chiudere la scadenza del cliente, e il conto RIBA all'incasso dove confluirà l'ammontare delle ricevute bancarie presentate in banca. Procediamo con un esempio. Prendiamo delle fatture di vendita, sono state già create alcune con il metodo della ricevuta bancaria, su cui, come vediamo, sono state create delle scadenze. Apriamo lo scadenziario. Nello scadenziario ovviamente ci sono anche scadenze che non sono di tipo ricevuta bancaria. Per poter filtrare soltanto le ricevute bancarie, clicchiamo su questo interruttore, restringiamo l'intervallo delle date alla data che ci interessa, quindi se vogliamo presentare le RIBA con scadenza 31 marzo, il nostro intervallo sarà dal 31 marzo al 31 marzo. In questo modo visualizziamo le uniche tre RIBA che rientrano nell'intervallo. Procediamo con la generazione. Inseriamo qui la data con cui eventualmente sarà contabilizzata la presentazione delle RIBA, altrimenti, se non ci interessa la presentazione delle RIBA, possiamo annullare questo campo e l'emissione delle RIBA non effettuerà nessuna registrazione in contabilità. Avviamo la generazione, le RIBA sono state generate, eccole qui nell'elenco degli effetti. Adesso non ci resta che selezionare in questo caso la nostra banca e generare il file da caricare sul portale della banca. Diamo un'occhiata anche alla prima nota e vediamo i movimenti che sono stati fatti in automatico di chiusura della scadenza sul cliente e la valorizzazione del conto RIBA all'incasso.